ha un messaggio per noi. Eccolo qua. Guardate un po'. E soprattutto, perché noi testardi, che cosa facciamo in genere? Ci scambiamo cibi. Escono tutte le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente. Si riempiono gli occhi, le mani ed il ventre di occhi, di mani e di malto. Poi vanno all'assalto di un altro locale, di un'altra avventura e di un altro bicchiere, in cui sciogliere un altro frammento di vita e poi bere. Rientrano tutte le notti, ogni volta più sfatti, dei loro misfatti ricordano niente. La luce del giorno gli azzera la mente, la luce di un giorno qualunque, per loro comunque si tratta di ore, da vivere in fretta o da fare passare. Che la sera è vicina e qualcosa bisognerà fare. Con un altro bicchiere. Grazie.
saranno solo pochi giorni, però mi mandi da morire. Te lo dirò mai ma fino a che non torno, io rischio di impazzire. Ma guarda, ormai lo so, odio per questa cosa.
Sanremo. Sono l'unica che l'ha sentita. Sempre l'ultimo, quello che fa più male, l'ultimo desiderio da realizzare. E allora è logico, sì, direi normale, che chi non ti conosce sai spiegare, non c'è niente da rispondere, però anche niente da nascondere, almeno a te. Thank you.
L'unica volta che vedo sventolare queste cose, credo che sono anche un po' plasticate. Ragazzi, io sono un gruppo di fan, non era l'inglese. Mi dispiace aver criticato per i colleghi, diciamo, non hanno fatto. Lo penso davvero, penso che ogni volta che vedo sventolare quel cartoncino, di là dei testardi, no? È un momento, da una parte, di grande violenza, animalista, violenza, di grande, grandissima eleganza. Dopo un po' che assistevo a quel film, cioè, per fare un po' veramente lo sguardo su cosa va anche sui chitarristi, però chitarrista in erba, più erba che chitarrista, era difficile rimanere davvero incantati. In realtà la cosa che sento tanto tempo, ma continuo a rimanere incantato nello stesso identico modo, perché non c'è verso di riuscire a riprodurre quel modo di suonare, ma anche quel modo di prendere gli accordi, di pensare alla maniera. Così si è accidentato, non sa di cosa sto parlando, ma dopo un po' che il concerto andava avanti, l'attenzione si spostava ancora su quelli che tenevano il tempo, generalmente con le mani, a volte con le nascere. Perché anche quel tipo di operazione non è così scontata, così immediata, non è esattamente come la pensiamo noi, c'è un lavoro, uno studio, c'è un modo che non ci appartiene probabilmente, insomma. Era un gran concerto, io ero sempre immediato da quello che vedevo, quello che ascoltavo. Quindi l'attenzione finalmente si sposta su quelli che nel flamenco sono quasi sempre più ai margini della canzone, dell'esibizione, cioè i cantanti. Nel flamenco in realtà anche chiamarli cantanti forse non è. Aspetta. Dobbiamo insieme. Ok, ancheggiare, devi ancheggiare. Ah, un po' più da. Esatto, un po' più da embriaga. Modello 60. Perfetto.